Fabrizio Testini, L'ora legale, un film che sta già riempendo le sale e sta avendo il successo che era previsto, ma che al di là del protagonismo, dei protagonisti, Ficarra e Picone, abbiamo detto un film corale, sì. Ma soprattutto si avvale di quella che è una presenza che oggi noi vogliamo un pochettino provare a rivalutare. Una serie di personaggi che non sono in prima linea, ma che sono quelli che scrivono i testi e che immaginano come il film deve andare avanti. Fabrizio Testini è un pugliese, è nato a Ruvo di Puglia, a Bari per il Bifest, e ieri premiato con gli altri sceneggiatori del film. Qual è la peculiarità del vostro ruolo? Ma guarda, è molto difficile, c'è un ruolo un po' complesso. Già il cinema è soprattutto con i comici, parliamo sempre di due comici, Ficarra e Picone, quindi è un ruolo particolare perché, come ci siamo detti prima, chiacchierando un po', mentre nella scrittura in generale ci si può permettere di affrontare una storia col proprio punto di vista e quindi poi farla interpretare a degli attori, con il comico c'è bisogno di mettersi, come dicono gli americani, nei suoi stivali, cioè mettersi nelle sue scarpe, parlare la sua lingua, parlare a suo modo, rappresentare quel suo immaginario, altrimenti il personaggio non sarebbe credibile. Quindi è una scrittura che sicuramente parte, come sempre, da un'idea, da uno sviluppo, da un soggetto e da una storia, ma con la particolarità di dover seguire, di dover vestire il comico, l'attore comico, di quegli abiti che lui può portare bene e quindi potenziare e sfruttare la sua comicità e le sue corde. Quindi è una messa a punto continua, è un po' come fare i meccanici di Formula 1, dico sempre, io sono il meccanico, c'è chi corre, ma io metto a punto la macchina. Questo esercizio è il frutto anche di un lungo allenamento, presumo. L'allenamento di Testini come è avvenuto? Ma l'allenamento di Testini è avvenuto, io mi ricordo, c'era questa cosa che mi ha fatto sempre molto ridere, perché all'università, per esempio, cioè, ho sempre avuto, come capita poi parlando con i miei colleghi, ognuno di noi ha cominciato a scrivere senza motivo, quando non c'era motivo, da ragazzino, da bambino, da adolescente o dopo. Io mi ricordo, per esempio, una cosa molto particolare, all'università io studiavo con altri due miei amici, uno è diventato direttore di banca, uno è diventato magistrato, e avevamo deciso, quando noi studiavamo in tre, di fare queste sintesi, questa sorta di bignami, di Simone, perché i Simone erano a giurisprudenza, queste edizioni di questi bignamini, queste sintesi di libri, e noi riscrivevamo i libri sintetizzandoli, no, noi andavamo direttamente sul manuale, quindi sul testo originale, però lo sfrondavamo, evidenziavamo le cose. E lì successe questa cosa, che io, che non riuscivo a frenarmi dal scrivere fesserie, dal far ridere, cominciai a infarcire queste sintesi di battute, allusioni, addirittura più si andava avanti, più in alcune materie, mi ricordo il diritto internazionale, cominciai a inventare di sana pianta dei paragrafi, perché il diritto internazionale aveva dei temi che erano veramente molto comici, per esempio come si fa a calcolare l'acqua territoriale, il mare territoriale di un golfo, unendo i due punti estremi con un'immaginaria corda. Però c'era la giurisprudenza che ho studiato e non a caso sono venuti fuori Kafka, elementi più contorte, sono venuti fuori dallo studio di giurisprudenza. E queste sintesi, dicevo, che scrivevo, cominciarono a chiedermele dei miei amici, dei miei colleghi dell'epoca, quale fu il problema. Ci rendemmo conto che l'episodio era veramente da ridere, che c'era della gente che non faceva come noi, che prima studiavamo il manuale e poi sintetizzavamo, ma studiando direttamente sulle sintesi arrivò a stravolgere, a citare sentenze che noi ci eravamo inventati di sana pianta davanti ai professori, perché non sapeva che magari ci credevano. Noi, i professori, rimanevano allibiti perché non riuscivano a capire da dove venisse fuori la sentenza la cui massima era fra moglie e marito non mettere il dito, e poi c'era una sentenza di separazione totalmente inventata,
o nel diritto internazionale dei casi di conflitti internazionali diplomatici totalmente inventati. E quindi mi rendevo conto che avevo comunque questa urgenza di scrivere, di scrivere cose. Scrivevo per un giornaletto indipendente musicale valese, scrivevo dei racconti, scrivevo, ma tutto mi sarei immaginato tranne che questo un giorno potesse diventare veramente un lavoro. Oggi è un lavoro, oggi si scrive per i comici, per la TV, oggi per adesso anche per il cinema. Per il cinema. Diciamo il teatro, il teatro nel senso spettacoli di comici a teatro o comunque con delle strutture più teatrali. Che cosa differenzia la scrittura per cinema, per teatro, la sceneggiatura da quella che può essere la semplice scrittura magari o di un romanzo, di un racconto, da quella più familiare, diciamo, quella più evidente? La scrittura per cinema è qualcosa di filtrato in qualche maniera dagli interpreti? Sì, certamente, però diciamo che l'arco della narrazione è in realtà è antico quanto il mondo, quanto le prime commedie, le prime tragedie. In realtà lo sviluppo di una storia è sempre quello. Ce l'hanno insegnato, ma ce l'hanno insegnato i greci. C'è un eroe, questo eroe inizia la sua avventura, ha una difficoltà, incontra qualcosa, un episodio, una persona, una circostanza che gli arriva addosso senza che lui riesca a difendersene, e dopo questo avvenimento, dopo questo incontro con questa persona, cambia, e quindi ci sarà un epilogo al termine del quale il personaggio nel suo arco narrativo, nel suo arco vitale, nell'ambito del romanzo e del film, è cambiato, cioè quello che è successo lo ha cambiato. Questo è, detto in due parole, quello che deve succedere sempre, che si tratti di teatro, che si tratti di un romanzo, di un libro, che si tratti di un film. Certamente il film, specialmente ora il cinema sta cambiando molto ed è cambiato giustamente perché ci sono anche delle soluzioni tecniche che permettono sviluppi particolari o diversi. E nel cinema, ma che c'era già nei romanzi, c'era già in letteratura il flashback, non è un'invenzione del cinema. Alla fine il cinema ha mutuato tantissimo. Il coro coro greco aveva anche questo ruolo. Woody Allen addirittura ha portato il coro greco letteralmente in un film, portando il coro greco addirittura a Taormina, andando a girare a Taormina solo le immagini del coro, però perché questo è vero, era nella Via dell'Amore, che era un suo film, e quindi ha dimostrato come in realtà appunto il quello che deve accadere, quello da millenni. Poi ci sono maniere diverse di raccontarlo, e sicuramente adesso con le soluzioni tecniche il cinema può permettersi tanto, può raccontare delle storie che prima non era possibile raccontare se non in maniera grossolana. La grafica, i computer hanno permesso di dare alla fantascienza, per esempio, una credibilità che ci ricordiamo tutti noi che abbiamo una certa età, quanto fossero ridicoli i modellini, il pupazzetto di King Kong, certo, sul modellino, certo. Rispetto a e anche i tempi, presumo, cioè oggi la rapidità della, diciamo, della battuta, ma di quell'arco è un tempo molto più flash, molto più fulmineo. Ma non solo, vengono chiesti, è un classico, è vero, va tenuto conto inevitabilmente, vengono chiesti dei tempi che sono quelli precisi, a me viene detto 90-94 minuti, il 95esimo minuto verrà quasi sicuramente tagliato, ci sono dei motivi molto concreti, prosaici, e per cui il film deve durare qualcosa, quindi noi siamo costretti anche a circoscrivere tutto in un ambito già predeterminato, non possiamo permetterci, i grandi autori si possono permettere di fare il film da 3 ore e mezzo. I grandi registi si possono permettere di dire il cut finale il mio, ma il cinema deve anche tener conto di tante esigenze, ma come altri in realtà. Un romanzo non è figlio soltanto dell'autore, ma c'è un editor dietro che ha un'importanza enorme nel ricondurre la storia a quelle che poi sono anche le esigenze di vendita, perché inevitabilmente ci sono. Un'ultima battuta, che margine c'è qui da noi di stimolare i ragazzi, i giovani o chi ha la passione della scrittura verso questo
settore, questo palcoscenico, che è la scrittura, la sceneggiatura per film o per cinema o per teatro? Guarda, io credo che in questo momento, al di là, ci possono essere, a parte che la Puglia comunque è cresciuta, me lo ricordo, nei tempi bui, in cui bui letteralmente, perché a Bari dopo le 11 di sera non c'era più un posto dove neanche andarsi a bere una birra, noi eravamo costretti, mi ricordo, andare in piazza Mercantile al bar del Pescatore, malfamatissimo, però era l'unico che aveva le sigarette e tirava da bere dopo mezzanotte, quindi noi migravamo di notte nei vicoli di Bari Vecchia e cercavamo qualche posto aperto. Però adesso è, a parte la situazione oggettiva della Puglia, ha creato Bari specialmente degli spazi diversi, e poi c'è la tecnica, al solito la tecnica, la tecnologia ha aiutato tantissimo, adesso davvero si può girare, in America ci sono film girati esattamente così, ormai c'è tutto un filone di film girati con i telefonini e poi montati con iMovie su un Mac qualsiasi, tantissimi ragazzini si misurano altre volte fin troppo con le riprese, YouTube è piena fortunatamente di queste, fortunatamente perché è una palestra libera, dal libero accesso e neanche meritocratica, perché alla fine le visualizzazioni corrispondono al gradimento. E questo fa sì che rispetto all'epoca nostra sia molto più facile comunque dire realizzo un lavoro, faccio capire cosa ho in mente. Ci sono dei mezzi tecnici per riuscire a presentare a qualcuno un progetto, non dico finito, ma comunque in modo tale da rappresentare l'idea molto meglio di quelle drammatiche due paginette scritte che alcune volte vengono lasciate lì e che nessuno legge. Ma il Sud ha ancora questo patrimonio inesauribile che è la piazza, che è la strada, che è l'incontro, che è lo stare insieme. Ma guarda, specialmente nella comicità, io alcune volte a Milano mi dicono che sono razzista al contrario, però il sud è teatro per strada, che sia Bari, che sia Napoli, che sia la Sicilia, sarà il clima, siamo più abituati a vivere fuori, ma la rappresentazione è fuori, non a caso Ingmar Bergman è svedese, c'era questo mondo tutto interiore, ma tutto dentro una casa, dentro uno spazio, dentro di sé, dentro di sé, perché si rimaneva da soli. Il Sud ha un palcoscenico continuo, è un teatro, è un'interazione di personaggi che danno luogo a situazioni, i bar, le panchine, il parco, il mercato, sono tutti posti da cui poi si attinge, perché quell'umanità è quella che noi portiamo sullo schermo. L'autore alla fine, lo scrittore, lo sceneggiatore, l'autore è uno che guarda e si guarda tanto intorno, infatti dico sempre a tutti cosa bisogna fare per scrivere, andate in giro, guardate che succede e devo dire alcune volte soprattutto continuare a farlo, anche quando questo diventa una professione, non diventare quello che scrive al chiuso e con la sua testa, ma continuare ad avere un contatto con la gente e con la vita normale, perché se si perde quel contatto è finita. Io in questo devo dire, Salvo e Valentino, Figaro e Picone li conosco da anni e continuano ad avere sanamente quel rapporto, amicizie che esulano dal mondo dello spettacolo, quindi continuare a capire quello che succede. Il film L'ora legale, ma anche il precedente Andiamo a quel paese, a me ha fatto molto piacere quando c'è stata gente che ha detto sai che è successo a me, sai che questo poteva capitare a me, sai che questo è successo a un mio amico. Non vuol dire che noi abbiamo preso una cosa e l'abbiamo rubata, vuol dire che abbiamo capito cosa sta succedendo in un determinato momento in Italia. L'ora legale è universalizzazione della... Non a caso poi noi il film precedente l'avevamo chiamato Andiamo a quel paese, ma il paese non è un caso che quando si parla di una nazione dell'Italia si dice il nostro paese. Sì. Era una parte per il tutto, un asineddoche, come dice che cosa. E quindi abbiamo utilizzato sempre lì una parte dell'Italia per raccontare dei drammi, non voglio citare per carità Pirandello o altri, però è così, il dramma umano. Erano sia Pirandello che Eduardo, in genere, io basta che apro la finestra e la trama è lì davanti ai miei occhi. Ma soprattutto devo dire, con L'ora legale siamo riusciti veramente a... E se siamo riusciti comunque a ambientare un film e a dire determinate cose che stanno accadendo in questo momento è perché
da quel mondo non ci siamo allontanati, ci siamo attenti, ci viviamo dentro, continuiamo ad attraversarlo nel bene e nel male, anche a subire determinate cose, a sporcarsi. Uno che scrive si deve sporcare, non ci si sporca più con l'inchiostro perché c'è la tastiera, ma bisogna andare in giro, i personaggi sono per strada, poi bisogna trovarli, rimetterli un po' a posto, fargli un po' di trucco, renderli simpatici o divertenti o drammatici o cattivi e poi buttarli. Poi il personaggio incredibilmente, per una magia che è veramente tutta sua, ma che, recitando Pirandello, Pirandello ha detto benissimo con i suoi personaggi in cerca d'autore, poi un personaggio incredibilmente, dopo che lo si crea, ci si rende conto che comincia a parlare da solo, vuole fare determinate cose, gliele devi far fare, ti porta piano piano lui, quando lei gli ha creato l'anima, ti porta lui e la storia te la racconta è lui. Pinocchio che fugge. Sì. Grazie, buon lavoro. Grazie.